Ciao, sono Tommaso Rovida e frequento il terzo anno del liceo scientifico Jacopone da Todi. Oggi parleremo di Jacopone e della sua città. Todi ha dato i natali a Jacopo De Benedetti, meglio noto come Jacopone da Todi, il personaggio più illustre della città. Nato intorno al 1236, fu un religioso molto amato e venerato come beato dal popolo, ma non fu mai beatificato dalla Chiesa Cattolica. Jacopone fu un poeta, soprattutto, autore di celebri laudi, come l'intensa donna di paradiso. Su Jacopone aleggia un velo di mistero, poiché nulla è certo della sua vita. Le uniche informazioni che abbiamo provengono dalle sue laudi e da pochissimi altri documenti. La stessa data di morte, scritta sulla sua tomba, non corrisponde a quella reale e nasconde un mistero di cui parleremo più avanti. Un mistero chiamato Jacopone, un mistico e un uomo del popolo. Un uomo sapiente, al tempo stesso semplice, moralmente austero e insieme giullare di Dio, pazzo per Cristo. Un rigoroso osservante della regola francescana primitiva, ma anche un riformatore spirituale. Un uomo così moderno e al tempo stesso un'anima senza tempo, un'anima nata due volte. Todi è la città in cui Jacopone trascorse la maggior parte della sua vita e qui molto ancora parla di lui. Per scoprire il mistero di Jacopone, noi apprendisti ci affideremo ad alcune delle sue laudi, alle fonti locali e soprattutto ai monumenti artistici della città, poiché il patrimonio rappresenta il punto d'incontro più vitale tra la nostra generazione e quella dei nostri avi. Molti dei luoghi che percorriamo abitualmente in città ci mettono idealmente in contatto con Jacopone, perché l'identità dello spazio fa dialogare i tempi ed esseri umani tra loro lontanissimi. La chiesa di San Fortunato domina il profilo della città. Fu costruito dai francescani quando riuscirono ad entrare all'interno delle mura nel 1254. Jacopone ne vide il cantiere, siccome nel 1292 iniziarono i lavori. La chiesa e il convento attiguo sono stati costruiti anche grazie ai contributi di Matteo d'Acquasparta. Egli fu cardinale, ministro generale dell'ordine, teologo, citato da Dante nel Paradiso, insegnante all'Università di Parigi e legato apostolico di Bonifacio VIII. Bonifacio VIII, prima di diventare papa, assunse un canonicato a Todi, dove era vescovo suo zio. Le fonti narrano che l'amicizia tra Jacopone e Bonifacio VIII sia nata proprio a Todi, durante la loro gioventù. La tradizione locale vuole che Jacopone, della nobile famiglia dei Benedetti, sia vissuto in questa casa sul Monte Apetino, che si trova vicino alla chiesa di San Fortunato. Il Monte Apetino era l'acropoli di Todi ed ospitava almeno due importanti chiese. Quella di San Fortunato, appartenuta prima ai frati benedettini vallombrosiani e poi ai frati francescani minori, e la grande abbazia di San Leucio, affidata nel 1133 ai canonici premostratensi, poi passata ai domenicani, che godeva di grande prestigio, tanto che fu visitata anche da San Tommaso d'Aquino. L'abbazia fu poi distrutta nel 1371 per fare posto alla rocca albornoziana. A Todi, al tempo di Jacopone, viveva anche un altro santo, San Filippo Benizi, quindi Todi nel XIII secolo può essere definita una città di santi e beati. In altre fonti locali, invece, è scritto che Jacopone è vissuto con la moglie in un altro edificio di Todi, collocato tra le fonti di Scarnabecco e la chiesa di Sant'Ilario. Questa casa medievale è stata poi demolita tra la fine del 1500 e il 1620 e al suo posto è stato costruito un nuovo edificio, che oggi ricordiamo col nome di Palazzo Pungelli, sempre appartenente alla famiglia Benedetti. Sulle pareti di tre locali nel piano nobile del palazzo è affrescato l'unico ciclo pittorico appartenente alla vita di Jacopone, realizzato e dipinto dal famoso pittore tudente Pietro Paolo Sensini. Jacopone è stato uno dei protagonisti del suo tempo, coevo a Dante, Ubertino da Casale, Bonifacio VIII e Giotto. È nato tra il 1236 e il 1240 dalla famiglia dei Benedetti. Le fonti locali ci dicono che frequentò lo studium del convento di San Fortunato, accanto a Matteo d'Acquasparta e Bentivenga de Bentivenga. Qui ritornò poi come frate francescano nel 1278, come riportano alcuni studiosi. È poi forse ritornato anche dopo la sua scomunica, per scontare la sua prigionia nei sotterranei del convento. Dal 1935 i locali del convento ospitano il liceo Jacopone da Todi e tutti noi, apprenditi ciceroni, frequentiamo questa scuola. Al tempo di Jacopone, quindi, il convento era un importante studium con la sua biblioteca.
Proprio verso la metà del XIII secolo nascono presso i conventi francescani delle scuole di Alta Studia, dove le lezioni erano pubbliche e in cui erano ammessi anche laici. La biblioteca del convento di San Fortunato, che rifletteva l'organizzazione dello studium, conservava anche i libri posseduti dai Vallombrosani, che fino al 1255 risiedevano nel monastero. La biblioteca poi fu arricchita dalla donazione di libri del cardinale Bentivenga Bentivegni nel 1286 e da quella di Matteo Acquasparta nel 1287. Jacopone poi studiò legge, probabilmente a Bologna, e in seguito le fonti narrano che divenne procuratore legale e notaio, conducendo una vita spensierata. Nel 1267 sposò Vanna, la figlia del conte di Quel di Mezzo. Brillante avvocato, uomo di vasta cultura, fece l'esperienza di una conversione repentina in seguito ad un evento traumatico. La giovane moglie, secondo la leggenda, sarebbe morta a causa del crollo di un pavimento durante una festa da ballo. Dopo che sul corpo della moglie fu ritrovato un cilicio, Jacopo Benedetti abbandonò la vita da gaudente e peregrinò per circa 10 anni come bizzoco. Nel 1278 entrò come frate laico nell'ordine dei Francescani Minori, si opporrà a Bonifacio VIII e ne conseguirà la scomunica nel 1297. Nel settembre del 1298 Jacopo ne fu spogliato del saio, processato e messo in carcere. Alcune fonti narrano che fu imprigionato proprio nel carcere sotterraneo del convento di San Fortunato a Todi, da dove continuò a polemizzare nei confronti di Papa Bonifacio VIII, che lo aveva scomunicato. Che farai, fra Jacopone? È venuto al paragone. Fusti al monte Pelestrina, anno e mezzo in disciplina. Loco pigliasti malina, donne mo la presone. Probendato in corti Roma, tale non redutta soma. Ogni fama se c'han fuma, tal naio maledezzone. Sor venuto probendato che il cappuccio m'è mozzato, in perpetuo incarcerato, incatenato col lione. Jacopone fu poi liberato nel 1303 dal nuovo Papa Benedetto XI, che ritirò la scomunica. Visse poi gli ultimi anni di vita nel convento di San Lorenzo a Collazzone, dove, secondo la leggenda, morì la notte di Natale nel 1306. Nel 1433 il corpo fu ritrovato e fu portato a San Fortunato all'interno della città. Alcuni studiosi ipotizzano che in questa occasione fu fatto realizzare da Masolino da Panipale questo affresco. Masolino da Panipale fu un famoso pittore e per anni collaborò al fianco di Masaccio. Figlio bianco e vermiglio, figlio senza simiglio, figlio a chi m'appiglio, figlio pur mai lassato. Figlio bianco e biondo, figlio volto liocondo, figlio perché t'hai mondo, figlio così sprezzato. Il vescovo Angelo Cesi nel 1596, con una solenne processione, ha trasferito le ossa di Jacopone nella cripta e ha ornato la sua tomba con un ritratto commissionato al pittore manierista Ferrau Fenzoni, attivo nei cantieri papali di Sisto V a Roma nella seconda metà del Cinquecento. Mistero presto risolto, quello della morte di Jacopone avvenuta nel 1306, poiché il vescovo Angelo Cesi voleva cancellare quell'evento come la scomunica di Jacopone. Quindi pose sulla sua tomba una data precedente alla scomunica. Altri luoghi di Todi che sono legati alla figura di Jacopone. Ad esempio, come ci attestano le fonti, dopo la sua morte il suo corpo potrebbe essere stato portato nel convento di Montesanto, mentre ci sono altre fonti che ci dicono che potrebbe essere stato portato nel monastero di Montecristo. La chiesa di San Silvestro a Todi è un altro luogo legato a Jacopone, poiché sulla parete a destra entrando è conservata una delle sue prime raffigurazioni. Jacopone è rappresentato in preghiera con Dio, con il saio senza cappuccio e con un committente in basso. Restano molti misteri sulla vita di Jacopone, ma camminando nei luoghi dove visse sentiamo forte il suo messaggio. Il patrimonio artistico e culturale di ogni città è importante, anche perché da esso emerge il legame tra le generazioni. Non solo il legame con il passato, ma anche quello con un futuro lontano, un futuro che non conosceremo, ma i cui passi calpesteranno le stesse nostre vie, i cui occhi vedranno le stesse forme e le cui orecchie ascolteranno ancora i versi di Jacopone. Stabat, Mater dolorosa, iuxta crucem lacrimosa,
Dum pendebat filius, cuius animam gementem, contristatam et dolentem, per transivit gladius. O quam tristis et afflicta, fuit illa benedicta, mater unigenidi.